Eccoci, siamo qui per la reaction al trailer di Pokémon Detective Pikachu. Sono molto curioso perché ovviamente, come molti di voi, ho passato un'infanzia, una fase dell'infanzia legata a questo, diciamo, brand, a questi cartoni animati, e quando ho sentito che la Legendary Pictures insieme alla Warner Bros. Avrebbero acquistato i diritti per i Pokémon, per fare un film dei Pokémon, sono sempre stato molto curioso di questo tipo di progetto. Ho fantasticato su diverse cose e guardiamo insieme a voi che cosa è saltato fuori. Welcome to Rhyme City, a celebration of the harmony between humans and Pokémon. Tim, your dad was a legend in this precinct. L'attore di Jurassic World, il figlio di Will Smith e l'attore di Godzilla, ovviamente Legendary Picture. You wanted to be a Pokémon trainer when you were young. Yeah, that didn't really work out. Someone there? Whoever you are, I know how to use this. Eccolo. Oh, jeez. Here we go. I know. You can't understand me, but put down the stapler or I will electrocute you. Did you just talk? Whoa. Non mi fa impazzire Pikachu che parla normalmente. They try to talk to me all the time. All they hear is Pika Pika. You can hear him, right? Pika Pika! Yeah! Pika Pika Pika! Ah, ok, hanno trovato una sorta di stratagemma per far interpretare le parole di Pikachu. Ma non mi fa impazzire, mi piaceva lui semplicemente che faceva Pika Pika e basta. È interessante quella cosa lì di Pokémon scomparsi. Una CGI secondo me è un po' discutibile, ma è una scelta, perché non è comunque semplice realizzare i Pokémon in un live action, secondo me. Listen up. We got ways to make you talk. Or mine. Yeah. So tell us what we want to know. Pipe, yes, okay, I can. Oddio. Shoving, pushing. My problem is that I push people away and then hate them for leaving. He's saying you can shove it. What? I can Quanto cavolo dura sto trailer? Con troppo lunghi trailer ultimamente, l'ho sempre detto, continuerò a dirlo. In my head I saw that differently. È abbastanza mostra come finale. Ok, che dire? Mi aspettavo una cosa diversa, nel senso che le mie fantasie erano completamente diverse nei confronti di un live action sui Pokémon. Ho sempre parlato con amici sperando di vedere un film molto più adulto, magari un film post-apocalittico in stile Pianeta delle Scimmie, la trilogia reboot dove, non so, i Pokémon vengono considerati come una minoranza o i Pokémon conquistano il mondo e in qualche modo diventano una sorta di nuova componente su cui si possono basare delle impronte quasi animaliste o quasi di ragione sociale. Invece qua è semplicemente una commedia molto semplice che vuole divertire con magari delle scene action gestite bene. Non mi fa impazzire quell'uso della CGI perché è molto, come dire, Disney, nel senso che non si spinge oltre la semplice coccolosità dei Pokémon. E secondo me invece c'è un gran potenziale da quel punto di vista, perché alla fine, se ci pensate, se girate un po' su DeviantArt o portali simili, ci sono stati fatti dei fanmade, degli artwork sui Pokémon in real life fantastici, e si poteva utilizzare una di quelle idee. Però capisco anche che il target debba essere, cioè si debba produrre in base a un determinato tipo di target, e capisco che non si possa fare una cosa magari che possa risultare un po' disturbante. È un'operazione che non mi fa impazzire, non mi piace, ma si può capire lo stile,
e perché si fa in questo senso. Vedremo, vedremo come sarà. Sono un po' deluso perché ovviamente, come dicevo prima, avevo aspettative diverse, mi immaginavo cose diverse per il primo film in live action di Pokémon, anche perché io sono molto legato ai primi due film che hanno fatto in animazione, in cartone animato di Pokémon, quello su Mewtwo e su Lugia, Pokémon 2, la forza di due, che secondo me erano anche come tematiche molto, molto più mature. Non semplicemente adattarsi a un target per bambini, ma si andava oltre. C'era il collezionista di Pokémon, c'era la questione animalista, c'era il Pokémon geneticamente modificato. Ecco, forse mi aspettavo, mi sarebbe piaciuto un bel film su Mewtwo che faceva la parte un po' dell'Indoraptor in Jurassic World 2, cioè nel senso veniva creato da zero e veniva magari venduto e questo si ribellava, una cosa del genere, una cosa molto più inquietante, molto più, non so, più oscura, più matura. Vedremo, non voglio sparare giudizi da un trailer, non l'ho mai fatto, però sono un po' deluso, questo lo devo ammettere. Niente, è stato un piacere chiacchierare con voi e ci vediamo nel prossimo contenuto di Monster Movie. Ciao!